a un grande esperto che è collegato, e salutiamo Alessandro Marchini, il direttore dell'Osservatorio Astronomico dell'Università di Siena. Buongiorno. Buongiorno Alessandro, grazie, grazie per questa opportunità, mi fa piacere parlare del cielo stellato e di questi astri. Lo sappiamo, e di questi astri. Questa cometa, la cometa di Neanderthal, che in questi giorni è stata, insomma, più volte trattata come argomento, si può vedere, la vediamo noi, riuscite a vederla solo voi esperti, quando e in quali giorni, diciamo, è maggiormente visibile? E soprattutto, visto che abbiamo anche letto qualcosa in merito, davvero sta transitando e non si era più vista dai tempi di Neanderthal, così è stata definita, appunto? Allora, senti quante domande. No, vabbè, il soprannome della cometa dei Neanderthal o di Neanderthal è molto accattivante. Di fatto, secondo alcuni calcoli, questa cometa potrebbe essere iperbolica, una traiettoria che significa che è la prima volta che viene dalle nostre parti e dopo essere passata nelle prossime due settimane non dovrebbe tornare mai più. Per la verità, altri calcoli fanno pensare che questa cometa potrebbe invece essere periodica, con una traiettoria ellittica come quella dei pianeti, di fatto, ma molto allungata, e se questa cosa fosse vera sarebbe passata dalle nostre parti 52.000 anni fa, all'epoca dei Neanderthal, quando l'Eurasia era popolata dai nostri cugini Neanderthal. Quindi diciamo che il soprannome, che sicuramente è nato da qualche testata giornalistica che sa cogliere nel segno, ci aiuta a parlarne, e quindi io ne sono contento. Comunque è difficile che i Neanderthal l'abbiano vista, perché ad esempio in questo passaggio, cioè nelle prossime già queste sere, nelle prossime sere, non sarà visibile a occhio nudo. Quindi se il passaggio di 50.000 anni fa era simile a questo, i Neanderthal non l'hanno vista perché ancora non avevano inventato il telescopio, l'ha inventato Galileo 4 secoli fa. Quindi diciamo che io la vedo difficile che i Neanderthal, i nostri cugini di 50.000 anni fa, possano averla vista. Comunque sì, se è periodica e se è passata 50.000 anni fa, e in effetti magari è contemporanea, quel passaggio era contemporaneo con la presenza dei Neanderthal. Alessandro Marchini l'ha fotografata, tra l'altro, quindi insomma, noi anche ora avete mandato in onda delle bellissime foto, ovviamente fatte da posti molto bui e dai più bravi astrofotografi cometari del mondo, che sono Michael Jager e Gerald Rehman, e io l'ho fotografata col telescopio dell'Università di Siena due mattine fa, perché l'ho fotografata qualche ora prima dell'alba, ed è meravigliosa. Le comete, diceva David Levy, che è uno scopritore di comete e ne ha scoperte più di 20, sono come gatti, hanno la coda e fanno quel che gli pare, e nel senso che le comete potrebbero svanire improvvisamente oppure aumentare di luminosità improvvisamente. Questa, se aumentasse di luminosità, diventerebbe visibile a occhio nudo. Di fatto le previsioni non la danno visibile a occhio nudo, ma basta un normale binocolo, quello che magari ciascuno di noi potrebbe avere a casa, sapendo dove puntare il binocolo verso il cielo, si dovrebbe vedere inizialmente una stella sfocata e poi un batuffolo di luce che si muove lentamente fra le stelle. È una bella soddisfazione riuscire a vedere una cosa che poi non vedremo mai più, cioè è questo il vero fascino delle comete che passano e poi non si vedono più. Questa cometa, fra l'altro, è di un colore particolare, ha una coda spettacolare che si sta aprendo a ventaglio, quindi c'è anche questa caratteristica di, diciamo, estetica molto molto bella e particolare, ma il colore delle comete, così come il colore delle nebulose che vediamo con i nostri telescopi in cielo, dipende dalle sostanze chimiche che sono presenti. Il colore verde di questa cometa è dovuto al fatto che quando la cometa si è avvicinata al Sole, il ghiaccio che aveva intrappolato i gas e le polveri molto lontani dal Sole ha iniziato a sciogliersi, sta emettendo molto carbonio biatomico, di carbonio come dicono i chimici, e con l'irraggiamento solare questo gas assume un colore verde smeraldo che nelle foto a lunga esposizione rende questa cometa davvero spettacolare.
Chi ha un binocolo può tentare di vederla. Noi nei nostri profili social dell'Osservatorio Astronomico dell'Università di Siena abbiamo pubblicato una mappa, e nei prossimi giorni pubblicheremo altre mappe un po' più dettagliate per aiutare chi vuole tentare di vedere la cometa. Ci saranno dei passaggi, i giorni migliori, quando la cometa è un po' più vicina alla Terra e quindi sarà un po' più luminosa, sono dal 30 gennaio al 2 febbraio. Tanto che noi faremo un evento il 31 gennaio in collaborazione con i colleghi di Preistoria, perché ovviamente la cometa dei Neanderthal ha incuriosito anche i nostri colleghi che si occupano di quell'epoca del nostro pianeta. Comunque, ecco, ci saranno dei giorni in cui la cometa passerà vicino a stelle facilmente riconoscibili e visibili a occhio nudo, tipo Capella nella costellazione dell'Auriga. Il 5 e il 6 febbraio la cometa sarà vicina a questa stella, quindi partendo con il binocolo da quella stella e muovendosi intorno a quella stella si dovrebbe vedere questo batuffolo di luce. Il 10 e l'11 febbraio, quando la cometa inizierà però a indebolirsi un po', ma con un binocolo sarà ancora ben visibile, sarà vicina a Marte, che è uno stellone, non è una stella, ma brilla nel cielo di colore arancione, quindi è facile da riconoscere. E il 10 e l'11 febbraio la cometa, basta puntare Marte, muovere leggermente intorno a Marte il binocolo per vedere questa meravigliosa cometa. Ovviamente col binocolo non si vedrà come nelle foto che avete mandato in onda, ma comunque sarà uno spettacolo, perché è l'emozione di vederla con i propri occhi, anche se aiutati da un binocolo, è sempre una cosa meravigliosa. Grazie. Allora, noi ti auguriamo buon lavoro, soprattutto perché insomma c'è questo evento del 31 da preparare, l'evento al Polo Scientifico di San Miniato. Si parlerà ancora di astronomia e archeologia a Siena, si parlerà della cometa e chissà, magari poi prossimamente ne arriva un'altra e quindi ci ritroveremo a commentare ancora il passaggio di un altro astro. Sì, certo, l'evento del 31 di gennaio realizzato in collaborazione con i colleghi archeologi e con ovviamente la collaborazione dei dipartimenti e del Polo Scientifico di San Miniato è a prenotazione, e le prenotazioni aprono stamani alle 9, quindi se qualcuno ci ascolta ed è interessato, cerchi Cometa di Neanderthal Siena e troverà nei nostri profili social. Abbiamo già messo ovviamente l'evento su Facebook ad esempio, con il link per la prenotazione. Grazie mille, grazie, Alessandro. Grazie, buona giornata. A te.